E ora, come ogni martedì, vi raccontiamo una bella storia di sport. Oggi vi facciamo conoscere il giovanissimo libero della SIR, Vittorio Broccatelli, nato ad Assisi, che a 17 anni, pensate, ha già esordito in prima squadra. Giulia Bianconi. Abbiamo un problema, allora vi faremo vedere tra poco. Il servizio di dovrebbe essere pronto, il servizio di Giulia Bianconi, vediamo. È un grande onore, non è una cosa, diciamo, che capita a tutti e sono veramente molto grato di vestire questa maglia. Non capita decisamente a tutti, ma a lui è successo. Vittorio Broccatelli, 17 anni, assisano dal 2015. 15 nelle giovanili della SIR Perugia, ha da poco esordito in Serie A nella partita contro Ravenna. Importante soddisfazione dopo le chiamate nelle nazionali giovanili di categoria per il libero della Serie B e per chi lo ha visto e fatto crescere. Mi torna in mente la prima volta che l'ho incontrato. Facevamo un campus estivo a Rivotorto di Assisi. Mi ha colpito subito il fatto che era un pulcino, in tutti i sensi della parola, era piccolino, ma era una scheggia su ogni pallone. Averlo rivisto in prima squadra, dove da quest'anno faccio parte dello staff, per me è stata una soddisfazione ancora più grande. Dopo la panchina con Taranto, Broccatelli è entrato nel terzo set come libero in alternanza al titolare Piccinelli, con Massimo Colaci fuori per infortunio. I minuti in campo per lui sono volati via in un attimo. Contro Taranto avevo un po' di agitazione, ero un po' emozionato, molto di più. Anche nella partita seguente non mi aspettavo di entrare. E infatti quando Gervic è venuto a chiamarmi, diciamo, l'ho presa un po' così, molto felice, però anche molto agitato, ecco. Non si gioca così a cuor leggero accanto a giocatori come Leon e compagni. A contenere l'agitazione del giovane ha pensato il veterano Colaci. Quando eravamo fuori insieme, abbiamo scherzato un po' per farlo sentire parte del gruppo. Quando poi è entrato in campo, semplicemente gli ho dato un paio di consigli tattici, fai pochi spostamenti, pochi movimenti e basta, non star lì a pensare troppo alle direzioni, perché in quel momento ovviamente ci sono passato, in quei momenti lì pensi a mille cose e sembra tutto difficile, invece è sempre pallavolo. Un'occasione l'ingresso in campo di Vittorio, che ha ribadito l'importanza per le società sportive di coltivare il settore giovanile. È fondamentale per il futuro della pallavolo italiana continuare a investire nel vivaio. Spesso capita che tu investi per anni e si pensa: ma io adesso investo e poi tra 5 anni esce fuori un campionissimo. Non è così. Però credo che sia l'unica maniera per far andare la pallavolo italiana del futuro è questa qua. Al quarto anno di liceo scientifico, Vittorio sogna un futuro all'insegna dello sport. In mente ho di prendere l'università scienze motorie, però mi piacerebbe e spero comunque di giocare ad alti livelli a pallavolo. Mi auguro che un domani sia il suo mondo, ma prima dovrà fare tanta strada, sia in palestra che fuori dalla palestra, soprattutto. Dunque, in bocca al lupo a questo giovane talento dello sport. Ora torniamo.